Sì, io vedo un po' piccolino, iniziamo pure. All'inizio trovate scritta la scadenza, ma quello è un po' un riferimento reciproco. Noi dovremmo riuscire a produrre il nuovo tema con tutte le cose funzionanti, se possibile, entro, diciamo, il mese di giugno, in modo che possiamo dedicare poi il tempo che diciamo, intercorre la ripresa delle lezioni per creare tutto l'apparato di guide, tutorial o altro per chi dovesse intraprendere da settembre questa avventura col nostro nuovo tema. Allora, come metodo di lavoro, quello che avevamo qua indicato nella nostra proposta era quello di una forte suddivisione dei compiti. Naturalmente ciascuno di noi potrebbe avere qualcosa da suggerire e da mettere come buon contributo su qualsiasi argomento, però proposta era quella di individuare 1 o 2 persone al massimo per settore che si occupassero in maniera specifica di parti di lavoro. Questo rende poi, secondo me, praticabile questa, diciamo, nostra scelta di rivedere complessivamente tutto il nostro tema. E siete d'accordo su questa modalità organizzativa? Cioè quella proprio di suddividerci dei compiti specifici con un'assegnazione un po' di riferimenti a seconda di settori. Sì, in linea di massima va bene come organizzazione, credo possa andare, insomma. Allora io partirei un po' da quello che è stato il tema più sentito ultimamente, che aveva anche lanciato Renata, che era quella della revisione del layout. E su questo, tenendo conto di quello che ho detto prima, credo che la persona più indicata da fungere come riferimento su questo sia Renata stessa, proprio per la sua esperienza sia sui temi dell'architettura dell'informazione, sull'usabilità dei siti e quant'altro. Naturalmente raccogliendo poi quelle che sono state le criticità già emerse nell'uso dei precedenti temi. Anche lì è naturale che avremo opinioni diverse, ma si tratta poi, questo vuole chiedere Ignazio, magari a Ignazio a Renata, di arrivare con un paio di proposte e entro un tempo che lei ritiene. Tra l'altro, lavorare su questo non è che preclude lavoro su altri aspetti, compatibilmente con quello che lei ritiene poter dare. Cosa ne pensi, Renata? E poi dopo magari entriamo un po' nel dettaglio, giusto per avere qualche indicazione di partenza. Sì, come tu accennavi, Alberto, non è assolutamente pensabile fare una rivoluzione, come si può dire, solo il gruppo WordPress, perché anche il modello dal punto di vista dell'architettura va condiviso. E allo stesso tempo il fatto, abbastanza certo come dato, che la navigazione per persone non sia molto sentita è una cosa. Il fatto che sia importante invece avere un riferimento diretto alla persona è un altro fatto molto importante. Credo che tutti abbiano ricevuto quelle due piccole riflessioni che dovrò condividere presto, che erano fatte con rispondi a tutti nell'invito su Gmail, sulla posta elettronica per l'Hangout. Secondo me, io ci ho pensato tanto, non è possibile che un principio positivo come quello di pensare quando scriviamo un contenuto nel nostro sito o quando lo progettiamo, pensare anche alla persona a cui va rivolto, non è possibile che questo sia negativo e difatti molto probabilmente non lo è. È positivo pensare ad un raggruppamento di contenuti anche per persona. Quello che invece non è piaciuto molto, cioè non è piaciuto molto in alcune scuole, non è stato molto apprezzato o sentito, è il menu per persona. Non so se anche voi avete riscontrato questo. C'è Ma qualcuno che vorrebbe rispondere? mi sembra che anche Antonello era un po' su questa posizione, almeno tra quelli qui presenti in voce. Nel contempo invito tutti coloro che stanno Sì, seguendo la diretta, un attimo Antonello, su Facebook di no, sono utilizzare Ignazio. qui.
segnato, scusa, di utilizzare Facebook per eventuali domande, precisazioni, approfondimenti. Prego. Sì, no, partendo dal presupposto che tutto è modificabile, potrebbe essere anche interessante, ma cosa proponi in alternativa? Cioè, sul menu orizzontale cosa metteresti? Ecco, c'è chi parlando, venendo da esperienze su istituti comprensivi, vedrebbe la necessità di vedere le varie tipologie di scuole o le varie scuole. I Siccome plessi, il feedback praticamente. dell'istituto, perdon? I plessi. I plessi o la tipologia di plesso, per esempio, istituti abbastanza grandi possono vedere scuola primaria, scuola dell'infanzia, scuola secondaria, sono tre voci che. Sì, che potrebbero avere uno spazio privilegiato. In altre situazioni vedo anche semplicemente un richiamo a quelle che sono le sezioni del sito, anche se forse è un po' sprecato. Per cui la navigazione diciamo, per soggetti rimarrebbe un menu da posizionare sulla destra praticamente, o sulla sinistra che rimane sempre visibile. Io non ho esempi in cui sia stato realizzato questo. L'idea che mi veniva era appunto quella che potesse essere, beh, innanzitutto una decisione personalizzabile, quindi degli istituti che hanno una utenza fidelizzata e anche differenziata per categorie, come possono essere degli istituti superiori in cui la tecnologia è molto usata e allora possono avere il gruppo degli studenti, il gruppo dei docenti o addirittura anche le famiglie che hanno bisogno di identificarsi e di trovare subito il loro spazio, lì può anche essere mantenuto. In altri casi ci possono essere realtà in cui c'è uno spazio studenti, allora quello potrebbe sì effettivamente essere a destra come contestuale, quindi un'area, una specie di area orientata. Vabbè, ma di fatto già oggi è così, cioè nel senso WordPress non ti vincola, c'era più una nostra diciamo, indicazione quella di mettere sul menu orizzontale quelle determinate voci, cioè possiamo in qualsiasi momento cambiarlo, cambiare l'impostazione senza modificare nulla, perché se è Sono un menu. pienamente d'accordo, solo che secondo me chi l'ha cambiata si sentiva, come si può dire, non autorizzato. Non dico non autorizzato perché Ah, ognuno fa sì. quello che vuole nel suo sito, però dirlo proprio come nel momento in cui si rilascia il tema, dire che è un'idea ma potrebbe non essere seguita, può tranquillizzare molti e intanto dare la possibilità appunto anche un po' di sondare il terreno e di sentire che cosa è preferito. Anche perché se noi ci pensiamo, è comunque una navigazione secondaria quella per persone, perché Sì. l'albero vero e proprio non la prevede. Sì. Posso? Secondo me, sto guardando nell'utilizzo pratico del mio sito, ho visto che la navigazione per ruoli alla fine è molto molto ridotta per una serie di motivi. Per esempio, il fatto che si è ridotta molto l'area, diciamo, riservata e in ogni caso la gestione con Members o qualsiasi altro plugin permette a chiunque entri con il proprio account di essere riconosciuto come nel suo ruolo, sia esso un genitore, uno studente o un docente. Per cui anche nella navigazione normale primaria, cioè quella della barra di sinistra, vedrà automaticamente quello per cui è autorizzato, senza dover in ogni caso passare dalla parte docenti nel menu per ruoli. In effetti nel mio sito queste pagine si sono ridotte, questi ruoli qua, sono ridotti una singola pagina in cui c'è un semplice vademecum con una lista di cose che si possono fare, quindi con un riassunto del menu a sinistra più discorsivo, un po' più chiaro, meno sintetico. Poi bisogna anche considerare, credo, un'altra cosa, che il sito, ormai credo che non possiamo pensare nella nostra scuola al singolo sito, ma ormai abbiamo un arcipelago di siti, io continuo con questa parola, nel senso che alla fine ho aperto il sito, il social, BuddyPress per gli studenti, e
E quindi qua in questo sito per gli studenti non c'è niente, gli studenti vanno nel loro blog, gli spazi dei consigli di classe, la documentazione ha anche lei un sito proprio specifico, per cui materiale riservato qui non ce n'è più. Al limite potrebbe anche esserci un sito per i genitori alla fine, e quindi in quest'ottica di più siti specialistici, questo menu sembra un pochettino ridondante. Forse in effetti sarebbe più logico sostituirlo con quello con i plessi, che già un plesso ha al suo interno una struttura, una serie di informazioni specifiche, docenti, libri di testo, attività e così e via dicendo, che lo renderebbero un po' più significativo. Sì, Antonello, però scusa, il menu e le pagine praticamente del menu orizzontale per docenti, studenti, personale ADA erano delle pagine con categorie che servivano soltanto come catalizzatori, come concentratori di informazioni riferite istituzionali, sostanzialmente, riferite a quella tipologia di soggetto, per cui che poi gli studenti abbiano il loro sito per l'attività didattica. Non è molto, cioè non c'entra molto con quello che so che è la comunicazione istituzionale della scuola riferita a quel tipo di soggetto. Per cui diciamo, tu puoi anche aprire dei siti per soggetti specifici come alunni, genitori piuttosto che docenti, eccetera. Però quello che tu vai a vedere sul sito istituzionale, sul sito principale della scuola, è praticamente l'informazione istituzionale, per cui se tu hai delle comunicazioni riferite agli studenti, gli studenti sanno che quando entrano nella home page, nel sito istituzionale, cliccando su quella voce lì trovano tutte le informazioni che sono a loro riferite, ma sono informazioni istituzionali, non di natura diversa, didattica o di social Sì, scolastico. sono d'accordo con te, però sto vedendo nella prassi che in effetti gli unici dati che ci sono in questa pagina, però mi riferisco soprattutto ai docenti, forse perché lavorando in una primaria e secondaria, cioè il ruolo, così le comunicazioni istituzionali agli studenti sono molto limitate, però vedo che alla fine in questa pagina quello che è interessante è appunto la categoria, l'elenco delle comunicazioni in categoria. C'è però anche da dire il fatto che dicevo prima, che la nostra gestione con Members o qualsiasi altro plugin già permette un filtraggio nel momento in cui uno entra col proprio account e viene riconosciuto già dal proprio account nel suo ruolo. E quindi anche le altre visualizzazioni nelle singole pagine possono essere già da questo gestite. Sì, sì, un altro punto di vista, sì, potrebbe anche essere fattibile la cosa. Poi dipende anche se il discorso poi si deve estendere agli altri portali, agli altri sistemi di comunicazione, Drupal, Joomla, eccetera. Per verificare che ci sia qualcosa di equivalente in modo che possa essere implementato in orizzontale su tutte le piattaforme. Scusate, io sento della musica. Probabilmente c'è qualcuno che ha aperto YouTube di quelli che sono su Gmail, potrebbe ancora essere così, Giorgio. Se così, conviene assolutamente chiudere. Una partita. Sì, io direi che praticamente tenere aperta soltanto la finestra di Google Class e la finestra di YouTube, di chiuderla, perché sennò si va in loop e ci arriviamo con un effetto sgradevole. C'è qualcuno che ha aperto qualcosa d'altro fra noi sei, sette che siamo connessi? Guardate, cercate fra No. noi. Andrea, tu hai Tengo Dimmi che aperto. faccio. Mi Perdono, io tengo sentite? aperto Facebook per poter vedere se qualcuno ha Sì. delle domande. E Mi per il resto ho chiuso sentite? tutto. Sì, Sì, Andrea, però ci c'è sentiamo. un'apertura Musica. plurima di qualcosa, sicuro. Sì, no, io ho aperto solamente, te lo dico subito, io ho aperto Facebook. Ah. No, ora è cessata la.
adesso è a posto. Dai. Io comunque adesso è a posto. Se volete lo seguo anch'io. Sì, però è scomparso Antonello, mi sa. Antonello, sì. Ah, ecco. Adesso magari ritornerà e potrà completare. Io volevo aggiungere una cosa a questo proposito, al di là di quello che è la collocazione del, diciamo, del menu orizzontale per soggetti, piuttosto che invece in maniera più fedele un'architettura così come proposta da Renata, secondo me quello che poteva essere un aspetto interessante e che un po' si perde, io ho visto nella proposta ultima di Renata, il discorso del menu contestuale legato alla pagina attiva, che era un elemento secondo me interessante nella nostra proposta. E ho visto nell'esempio che tu hai posto, quel lavoro delle scuole bellunesi, che in realtà poi tu il menu secondario è un menu secondario a tutti gli effetti, ed è integrato internamente nella parte centrale. E così Renata? Ma in realtà non ho praticamente utilizzato al momento la colonna di destra. Sì. Penso anch'io che sia una buona idea adoperarla come menu contestuale. Al momento nel modello lasciata libera, quello che c'è in questo momento lì nel modello sono dei pasticci, delle prove. In realtà penso che una possibilità è quella del menu contestuale, poi bisogna vedere anche quante pagine ha il sito, perché se ne ha poche come il piccolo modello base non serve nemmeno un menu contestuale, invece potrebbe esserci il menu appunto per soggetti nel momento in cui si apre una pagina, una pagina che può essere utile per gli studenti o per potrebbe esserci quello. Perché secondo me il vantaggio del menu contestuale è che può contenere al proprio interno non soltanto, diciamo, le sottopagine, ma anche riferimenti d'altro, di approfondimenti. Ad esempio, sai che noi avevamo messo in quella zona una roba tipo vedi anche, piuttosto che i link correlati al contenuto attivo, e poi potrebbe avere il vantaggio, attraverso un uso migliorativo o del widget plugin su page menu o su qualcosa di più maturo, oppure anche semplicemente con i menu suoi, no, di WordPress, averli sempre presente come navigazione. Invece se noi li mettiamo integrati nel contenuto centrale è più facile che si perdano, no? Noi andiamo a ritroso soltanto con le briciole di pane. Briciole di pane che peraltro in parte si perdono su altri tipi di contenuti che non siano le pagine. Secondo me mantenere, adesso a prescindere dal fatto che si utilizzi una navigazione per soggetto fosse fin troppo evidente, quindi penso che possa essere più che legittimo l'idea di non sprecare la barra orizzontale con i soggetti mettendo altro e recuperandole lì altrove, però avrei mantenuto quell'area centro-destra di contenuto attivo e di contenuto inerente al contenuto attivo, che si chiami contestuale, che si chiami secondario con aggiunte di altre cose, per me è un discorso più linguistico, però di fatto non so se mi sono spiegato e se ritenete utile questo mantenimento. Tenendo conto, peraltro, che poi noi dobbiamo andare, qui può darsi che qui ci sia qualche contraddizione anche rispetto a questo tipo di struttura, a un menu che si adatti ai dispositivi mobili in modo automatico, no? Io non ho sviluppato bene quella parte che si chiama legata ai cosiddetti layout, adesso Renata, se in inglese sapete meglio, responsive, non so come si dice Renata? Sì, come hai detto tu, responsive. Quella roba lì, quella roba lì. Se si può. Con gli smartphone di adesso, cioè, a volte c'è una definizione che è migliore di quella del computer, quindi è un interrogativo anche quello, cioè non so quanto serva a dedicarci energia. Esatto, no? Però ci sono dei layout che almeno nel catalogo dei temi vengono a essere etichettati appunto con questo termine, cioè quei layout che si adattano automaticamente ai vari dispositivi modificando la struttura che magari in fruizione
classica è un layout a tre colonne, lì diventa colonna unica, con la disposizione automatica dei blocchi in, diciamo sotto solitamente. Qui non so se qualcuno ha esperienza in materia. Magari potremmo anche sentire sicuramente Marco, ma anche Ruben Bezzoli, no? Che mi sembra che fosse un po' una persona che ha lavorato su questo. Io so che a volte quando c'è qualche collega che ho in vista o su Facebook pone degli interrogativi a proposito del suo sito e magari io sono fuori, ho sotto mano lo smartphone e vado a vedere e per caso questo collega invece ha attivato un layout apposta per i piccoli schermi, per gli smartphone, ci rimango male perché non posso andare a vedere quello che ha fatto, che vedrei benissimo perché comunque lo smartphone ha i suoi megapixel, insomma. Quindi tu non vorresti tanto il problema? Non lo so, questo no, non è il mio campo, però effettivamente forse non ci dedicherei troppe energie. Ok, va bene, quindi come rimaniamo un po' intesi su questo, no? Anche per poi arrivare un po' alla concretezza delle decisioni, no? Abbiamo capito che il menu per soggetto non è un obbligo, potrebbe essere sostituito da un'altra idea di architettura del sito. E naturalmente poi uno può scegliere quello che più gli aggrada secondo anche il tipo di scuola che ha, perché poi dopo la posizionamento direi che finisce per essere poi abbastanza libero. Già quello di non avere, come diceva Renata, di non avere un'idea prefissata mi sembra già un ottimo obiettivo a cui tendere. Cioè non è che ci debba essere necessariamente un layout fisso, questo vale sia che uno usi WordPress piuttosto che altri CMS, ma è una cosa che possiamo condividere con i nostri amici degli altri CMS. Renata, tu saresti quindi disposta a portare avanti un po' questo discorso e arrivare con una proposta che senza stravolgere quello che è l'organizzazione complessiva dei nostri contenuti possa migliorarne proprio la, diciamo, la facilità d'uso, che è un po' forse quello che tu, a quello cui tendi, è corretto? Sì. È più che altro appunto qualcosa, uno scambio, come si può dire, qualcosa che possa essere condiviso dagli altri, perché avevo questo sospetto che il menu per soggetti non piacesse più molto, ma non ci fosse nessuno che aveva coraggio di dirlo, ecco, diciamocela tutta. No, io direi che molti tra l'altro tendono un po' a sostituirlo, no? Mm-hmm. Non so, io rimango ancora abbastanza affezionato, ma sai, uno è un po' un tradizionalista, no? Per cui va benissimo qualsiasi altra soluzione se la riteniamo più funzionale. E per gli altri CMS è giusto, direi di aprire un po' la discussione, ma arrivando poi che dopo uno credo che possa essere di fronte a scegliere quello che più gli piace, non sono mai scelte vincolanti, mi sembra già importante questo, non è più come 3 o 4 anni fa in cui avevamo necessità di avere un modello identico. Mm-hmm. Coloro che hanno sviluppato sia Drupal che WordPress che Joomla hanno spesso fatto delle modifiche molto interessanti e ha fatto bene a farle, per cui direi cambiamo o proponiamo alternative, va bene. Alberto? Perdon. Sì. No, solo una cosa, io penso che siamo arrivati al grado di maturità di pubblicare il template sul repository di WordPress, così ci evitiamo sgradevoli problemi che si sono verificati con versioni varie che erano presenti, poi modificate in giro, così se ci sono ogni volta delle nuove release o delle correzioni da fare, magari cambiamo il nome, gli diamo un nome fisso, o se no di anno in anno si cambia, come stiamo facendo, e si pubblica un nuovo template, però sarebbe il caso di pubblicarlo e di gestire gli aggiornamenti automatici come per i plugin, è molto più funzionale. Questo sì, era già un'idea anche che avevo portato avanti Marco Milesi, che aveva posto 3 alternative, una era il repository su WordPress, un'altra in un altro ambiente, un'altra direttamente sul server porta aperto sul web. Non ho capito bene quali fossero le tre distinzioni, ma su quello... Scusa, quello là, pubblicandolo su WordPress, a parte la visibilità e la raggiungibilità della,
diciamo, del template, c'è anche la possibilità di gestire all'interno di WordPress l'aggiornamento automatico, cioè te lo propone lui come per i plugin, senza dover informare la gente che c'è una nuova versione che la devi scaricare. No, ma, però siccome su questo aveva anche speso delle parole e avevamo studiato un po' la faccenda Marco, io direi Ignazio, prova a sentire lui direttamente, se gli altri sono d'accordo a quello che voi decidete, fatto salvo l'obiettivo che è quello di favorire il più possibile aggiornamenti automatici e accanto a questo anche la migrazione tra versioni precedenti e quelle nuove, e poi a questo punto direi che va bene, no? Come metodo di lavoro io direi adesso c'era, scusa, prego, su questo argomento però dobbiamo considerare il fatto che ultimamente parecchi di noi ci sono messi a lavorare soprattutto sui CSS, a personalizzarli, e quindi sorge il problema di mantenere ognuno la propria personalizzazione e una gestione di automatica di aggiornamento che è logica, penso sia corretta, potrebbe andare un po' in contraddizione con questo e causare dei problemi. Si potrebbe utilizzare il theme child, scusate, per fare le personalizzazioni? Sicuramente sì, sì, sì. Sì, io ci ho già provato con il mio sito a fare un theme child che appunto gestisca le modifiche su PASV, che funziona? PASV funziona perfettamente, PASV è intatto, allora. E tutte le modifiche, ho provato anche con siti di altri, riproducendo siti di altri sempre col tema PASV, e vedo che non ci sono problemi ad ottenere. L'unico problema che ho incontrato riguarda i CSS, il secondo foglio di stile, quello personalizzato, non lo so, forse bisogna fare una modifica alla file function, perché insomma questo file viene cercato sempre in PASV e non nel tema child, e quindi non lo so, forse un aggiornamento potrebbe cancellare questo secondo foglio di stile. Questa è l'unica difficoltà che ho trovato, ma per quanto riguarda tutto quanto il resto, in poco tempo si può realizzare un tema child con tutte le personalizzazioni, anche le immagini che vengono usate per layout del sito possono essere messe all'interno della cartella child. No, il grossissimo problema è che non tutti sono bravi come te, quello è il problema, che poi spiegare a tutti quelli che gestiscono i siti con molte difficoltà, con praticamente diventa un po' un problema, però facendo magari un video tutorial fatto come si deve, però molto semplice. Io vedo che le persone vogliono avere dei tutorial molto molto semplici, poi ecco, chi vuole approfondire approfondisce, ma per aiutare tutti bisogna fare le cose semplici. Sono d'accordo Marisa, questo è molto importante perché tocca un punto un po' critico, no? Nel senso Scusa Alberto se ti interrompo, devo dire che io ho fatto questa prova proprio stimolata da un tuo intervento di pochi giorni fa, che eri titubante su quale fosse l'ultima versione di PASV, e in effetti si è creato un po' di confusione, e allora ecco, ho sentito la necessità di ritornare alle radici, avere il tema originale e poi tutte le modifiche invece su un tema a parte. Credo che possa essere molto utile a evitare proprio di deteriorare il tema principale, e certo bisognerebbe fare dei tutorial per aiutare tutti quanti chi fosse interessato a intraprendere questa strada, perché a volte vedo che fanno dei disastri incredibili. Ho aiutato tanti a rimettere a posto, beh, ad esempio la chiusura di alcuni div che era saltata, e quindi tutto quanto la visualizzazione della pagina andava fuori posto e le barre scendevano, era un disastro, e veramente insomma si corre questo rischio. No, però io voglio anche aggiungere questo Marisa, in effetti ormai noi siamo un numero talmente ampio di utilizzatori di questa piattaforma, per cui diventa anche difficile seguire un po' tutti.
E a volte c'è un po' questo, che quando uno vede di uno che ha fatto quella piccola differenza, piccola o grande differenza grafica, viene un po' come i bambini, no? Dire, beh, allora lo voglio anch'io. Però non sempre tutti hanno le competenze poi per portarla, ecco, no? Però a volte è anche un po' una schiavitù, no? Non essere mai soddisfatti di quello che uno ha fatto, un po' come l'erba del vicino è sempre più verde, no? Scusate un po' questo richiamo. A questo punto, se noi lavoriamo, no, con questa modalità, per cui noi abbiamo un tema che ha la sua funzionalità condivisa per quello che riguarda tutti i file PHP del tema, no? E con gli sviluppi dei plugin che vanno per conto loro. Abbiamo un'idea di architettura che noi mettiamo a disposizione, poi le variazioni, uno, gli diamo gli strumenti per potersi farsi in modo individuale attraverso quei tutorial di cui parlava prima Marisa, ma a questo punto uno poi va un po' per, diciamo, cammina un po' autonomamente, perché in realtà il sito scolastico funzionante ce l'ha. Gli orpelli, gli elementi decorativi migliorativi o altro, io li lascerei sinceramente all'uso un po' individuale di chi vuole, però non può diventare questo un momento sempre, non so come dire, di continuo cambiamento, se no anche le persone, e ce ne sono tante tra noi più disponibili, finiscono per passare il tempo, no, a andare a fare interventi su siti dove ciascuno magari potrebbe anche intervenire con un po' di autonomia, non so se siete d'accordo. Sì, sì. Alberto, l'appetito mi manca. No, Antonello, scusa. L'appetito viene mangiando, è ovvio che, e poi i siti non sono mai un lavoro finito, è sempre in evoluzione. Attendiamo tutti un semplice tutorial per poter essere liberi di iniziare a fare i nostri child. Avete notato, tra l'altro, che visto il numero, e tra l'altro da quando ci si è aperti su Facebook, il numero di apprendisti stregoni è aumentato notevolmente, ed è giusto che sia così, è anche una cosa molto positiva. Certo. Attendiamo quindi il tutorial di Marisa. Ecco, Marisa quindi è stata eletta. Avete visto che anche da signora avete visto quello che ho postato a proposito dei commenti delle colleghe che ci seguono su Facebook, che si preoccupano molto. Innanzitutto Anna Lato diceva che era preoccupata del discorso della migrazione, penso che parlasse del dove mettere il modello, il tema di PASV, ed erano preoccupate, insomma, di cosa fare per le personalizzazioni, però confidano nei tutorials, appunto. Sì, ma appunto, ma scusa, innanzitutto non saranno obbligate a migrare, per cui se lo fanno saranno comunque supportate, e supportate anche da tutorial che si prepareranno, cioè per cui non c'è niente, nulla di cui preoccuparsi. Magari ci vorrà un po' più di tempo per creare anche un sistema di migrazione, se c'è qualcosa da modificare in automatico, e i video tutorial, io non sarei preoccupato al posto loro. Sinceramente neanche io, perché vedo che la comunità di Porte Aperte sul web supporta molto le persone che si cimentano a costruire siti web, e sono delle risorse incredibili. Io quando mi sono imbattuta pochissimi mesi fa, sinceramente, in Porte Aperte sul web, e allora mi sono convertita a WordPress e ho cambiato tutta la struttura di costruire il sito. È da pochissimo. Io ti posso dire che ho fatto anche videocorsi personalizzati per colleghi per quanto riguarda l'albo pretorio, installazione, configurazione e utilizzo, per cui cioè, non c'è nessun problema, lavoriamo 365 giorni l'anno. Sì, ti posso fare i miei complimenti personalmente? Per cosa? Per il tuo lavoro. Ma no, guarda, no, non li accende nelle cose. Vabbè, chiudo la parentesi, cioè. Dai. Senti una cosa, no, ma visto che te la cavi così bene con i tutorial, invece realizzare proprio un gruppo di lavoro che con metodo e uniformità
organizzi i tutorial con un, anche con un format comunicativo standard invece che utilizzare dei sistemi ognuno autoprodotti, che abbia una tecnica comunicativa comune, non sarebbe neanche male. Sì, sì, io sono d'accordo, io mi occupo un po' di tutorial in generale, non perfetto. Ma sui vari software, le possibilità e tutta la parte di video editing posso dare una mano io. Adesso c'è Andrea che voleva dire qualcosa, ma non lo sentiamo. Pronto, mi senti? Sì. Perfetto, io prima di riuscire a collegarmi avevo buttato giù due righe. E penso di aver predetto quanto già si è detto, quanto ha detto Marisa, cioè a dire, io avevo annotato aggiornamento del tema rilasciato in apposito ambiente per evitare successivi operazioni di adeguamento manuale della precedente versione. Chi è che effettua le modifiche sui CSS e vari file li può depositare nel gruppo di Facebook, con la consapevolezza che le modifiche e gli aggiornamenti del tema dovranno essere poi gestiti direttamente e manualmente. Dette modifiche, questo penso che sia importante, una volta depositate e segnalate, se ritenute di interesse generale per il miglior funzionamento del tema, potranno nel caso essere inserite negli aggiornamenti successivi delle versioni rilasciate sul canale ufficiale, così non dobbiamo stare dietro i vari file e non sappiamo qual è quello giusto e quello originale. Una sola domanda desideravo fare, così mi è venuta poco fa: nell'aggiornamento di Password 2014 bisogna tener conto di quel file taxonomy.php che è stato predisposto da Renata e inserito nella cartella del tema per gestire meglio la visualizzazione delle tabelle di AVCP? Poi ancora, penso che si debbano fare due temi base, uno per istituti comprensivi e uno per gli istituti superiori, laddove le esigenze sono prettamente diverse, potendo anche mantenere la barra centrale in modo classico, perché poi tutto sta a diciamo riempire di contenuti le pagine che sono categorizzate, e quindi secondo i menu contestuali laterali che si mettono nell'interesse dei docenti, ad esempio, possono rimanere interessanti. Poi questo è stato detto da qualcuno, dipende dalle esigenze delle scuole. Quale? Quel colore? Finito. Tutti. Nel cassetto di Dario ce n'erano, li avevamo comprati. Dario? Pronto? Sì, è Ignazio che entrano i figli. Ah, scusate, no, problemi tecnici. Non so se si è sentito quello che ho detto. Sì, sì, l'avevo sentito bene. Sì. Ok, grazie. Non ricordo di aver fatto qualcosa per le tabelle di AVCP. No, era un file così, ho preso nota oggi e l'ho guardato, era il famoso file taxonomy.php, inserito nel tema, e poi una parte di correzione del CSS, proprio per farle visualizzare bene. Io nel gruppo ho guardato i file e risulta pubblicato da Caterina, con l'indicazione che è stata Renata a predisporlo. Sì, poi, non era per AVCP, era per una visualizzazione diversa che riportasse la data del... La data della pubblicazione dell'articolo, era una piccola cosa, bisognerà vedere se piace, si può inserire, e poi spero però che non vada in conflitto con invece il layout del CSS del plugin di Marco. Comunque io direi che la prima cosa è veramente fare un tema che conservi e che faccia funzionare al meglio quelli che sono i plugin per noi indispensabili. E partirei da questo, poi dopo vedrei quel discorso appunto di Renata riferito alla nuova modalità di navigazione, e poi dopo partiamo
pezzo per pezzo alle varie implementazioni, se no rischiamo secondo me veramente di fare fatica ad arrivare a un prodotto a più mani finito, perché i precedenti, se vogliamo, erano più semplici perché erano fatti grosso modo da uno o due persone. Quando sono fatte da uno o due persone è anche più semplice poi in diretta vedere la funzionalità del tutto. Noi sappiamo che ad esempio abbiamo a volte alcuni problemi di conflitti ancora da superare. Abbiamo ad esempio alcuni plugin interessanti, se non sbaglio, quel Yoast per il SEO che va in conflitto con uno dei nostri, abbiamo avuto alcuni problemi con altri prodotti da noi, altri prodotti da altri. Quindi io andrei un attimo per gradi, però con una certa celerità. E quindi vedrei bene adesso un accordo sulle cose, sui fondamentali, per poi arrivare invece all'aspetto che può essere, non dico marginale, ma di importanza appena minore. Sui fondamentali, secondo me, e qui spero non essere troppo dispersivo, occorre mantenere forte il grado di funzionalità dei plugin di Ignazio e di Marco, che sono quelli, ecco, il SEO è compito con l'albero, quindi quello è un problema che assegniamo poi se vogliamo. No, scusa, sì, no, sì. Ma lo so che va in conflitto, ho trovato anche la soluzione, è soltanto un piccolo flag nel caso, ecco. Nella cartella di configurazione di Facebook, l'avevo okay. Già pubblicato questa informazione sul Facebook, mi sembra l'avevo inviata per email a chi mi aveva chiesto praticamente di risolvere un problema di visualizzazione dell'albo quando c'era questo plugin. Insomma, ci sono comunque alcuni aspetti qua probabilmente da completare in modo che poi non dobbiamo ritornare più volte sullo stesso, come ci è capitato moltissime volte anche a me su quel discorso lì del logo che andava a sostituire con l'allegato e tant'altro. Mea culpa. No, però punterei adesso con una funzionalità massima, non dico dell'essenziale, ma del più importante, e vedere fino a che noi riusciamo a arrivare alla compatibilità tra questi due sistemi. Quindi noi abbiamo da un lato i plugin di Ignazio che continuerà a sviluppare e sono sempre più maturi, che sono l'albo online, sono la presa visione circolari, giusto? Sì. Ignazio, più il terzo che invece è legato alla gestione delle aule, cos'era, il laboratorio o altro. Sì, la prenotazione degli spazi o delle apparecchiature. Prenotazione degli spazi. Quindi a noi interessano che questi tre, diciamo, tuoi plugin, insieme ai due plugin di Marco, che sono ancora in sviluppo, che sono ammissione trasparente a WCP con tutte le implementazioni di ammissione trasparente, sono quelli di fatto che fanno... che danno valore al nostro sito, che sennò come CMS diventa decisamente meno performante rispetto ad esempio al modello Drupal, no? Per cui non per fare una competizione che non esiste, ma per una richiesta di pluralità di strumenti a disposizione, devono consentire di avere il massimo che noi possiamo su quello che riguarda l'organizzazione della segreteria e della comunicazione istituzionale. Questi sono i 5 punti di forza. Sì. Io su questo la sparerei proprio grossa. Cioè, nel senso, noi abbiamo fatto dei piccoli pezzettini che erano obbligatori per legge, a parte la presa visione delle circolari. Secondo me il grosso salto di qualità si può avere nel momento in cui noi organizzeremo tutto il sistema del processo di dematerializzazione attraverso il sito web, la creazione di modulistica online attiva. Cioè praticamente dare la possibilità agli utenti registrati, per quei docenti o comunque profilati per tipologia di soggetto, di accedere a tutta una serie di moduli online che gli permettono praticamente di fare richiesta all'amministrazione senza utilizzare la carta, dalle ferie alle richieste di permessi, alla richiesta di certificati, okay. Sia per docenti che per alunni. E non ci vuole moltissimo per portare a casa anche questo risultato, perché ci sono tanti validi plugin, io ne avevo testato uno per quanto riguarda la creazione di form online che era ben fatto, una versione gratuita già aveva tutte le funzionalità necessarie, e poi bisogna scrivere
un plugin o praticamente vedere se c'è qualcosa già di pronto per creare il processo di gestione del documento, per cui un workflow documentale sostanzialmente. E questo sarebbe veramente il salto di qualità di tutto l'accrocchio. Ok, quindi questa parte qua è la parte che compete più a te e a Marco per, diciamo, vostre competenze e cercando il massimo grado di integrazione. Ad esempio Marco Milese contestava un po' il nostro sistema di archiviazione, no? Diceva che il nostro archivio.php risente ancora di un codice meno standard rispetto a quello di WordPress e quindi vedeva quello come un elemento di diciamo blocco a quello che poteva essere lo sviluppo. Queste cose qua probabilmente siete voi le persone che sono più in grado di riuscire ad arrivare a una soluzione che sia il più avanzato possibile e sia però coerente con i tempi che ci poniamo, perché se no noi rimaniamo in uno stato di attesa per le migliorie che non ha mai fine. Sì, sì, no, ma per il template ok, cioè una volta chiariti alcuni aspetti che ci siamo detti oggi, praticamente si può partire, si può già realizzare il process. Cioè, quello che dicevo io è un lavoro a divenire che comunque almeno dico un 6 mesi ci vogliono per studiarlo e per portarlo a casa. Quindi diciamo quella secondultima parte della, diciamo, gestione documentale sarà successiva al rilascio di questo tema, sì, giusto? Sì, 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 senza dubbio, non è legata a questo. Ecco, adesso quindi scusate un attimo, volevo riferire i messaggi da Facebook che votano a gran voce i plugin, sia quelli di Marco che di Ignazio, quindi amministrazione trasparente, amministrazione aperta, l'albo assolutamente, e sembra che ci sia una già attesa per la modulistica interattiva, la modulistica online. E, ecco, insomma, votano tutti per questi plugin, quindi vi aspettano. Quindi, mentre Marco dice che pensa di non poter inserirsi in maniera attiva all'Hangout perché sta lavorando, sta facendo molte cose. Va bene, perché anche poi da studiare il suo posto. Ecco, va bene, insomma, sì, sì, quindi sì. Dice, questi... e tra l'altro dice anche dice, oggi ho già speso parecchio tempo per un problemone del plugin amministrazione trasparente che vi spiegherò solo quando avrò trovato la soluzione. Va bene. Quindi direi adesso stiamo delineando anche un po' proprio come compiti, direi. E vediamo un po' come se riusciamo ad arrivare a qualcosa poi di realizzabile. Io qui mi sono annotato alcune cose giusto per dare anche così un respiro un pochino più pratico al tutto. Allora, Ignazio e Marco, rispetto a quello che abbiamo detto, con quel discorso della gestione documentale che possiamo proiettarlo per i primi mesi del prossimo anno, è così Ignazio? Anche prima, ovviamente. Tu il prossimo anno solare. Delle belle sorprese. Sì, no, ma anno solare. No, guarda, io ti dico sinceramente, per quanto riguarda la realizzazione dei form e la... diciamo, e l'invio dei form con la possibilità di tirar dentro anche il codice dell'utente che li ha inseriti è fattibile già da subito, cioè c'è il plugin. Il problema è il passo successivo, cioè creare tutto un sistema automatico per cui poi una volta il form compilato da parte dell'utente venga poi processato dall'ufficio competente, dagli uffici competenti. Credo quello che stia completando di fare Mario per Drupal o per chi vuole, credo. Quindi le due cose, sono molto contento che vanno un po' di pari passo, anche lì ci può essere l'idea di una sinergia. Allora, quindi questi plugin che si sviluppano per conto loro, poi abbiamo il discorso sui child che ci aiuterà a gestire meglio Marisa per quello che sono tutte le personalizzazioni e poi Giorgio che ha il compito di professionalizzare meglio tutto l'aspetto di tutorial dove molti di noi diventano poi, come dire, braccia al lavoro o voce
anche a me piace molto contribuire da questo punto di vista, e lì veramente ci possiamo suddividere molto lavoro e arrivare in poco tempo. Quindi, mi raccomando, creando un format comune per tutti. Format comune, ok. Anche se un po' di anarchia su questo non è male, perché favorisce la partecipazione di tutti, però proviamo. Sì, no, il format, dico, sulla modalità di comunicazione, cioè sul come si... tecnicamente quali sono le tecniche da utilizzare per la comunicazione, non no, su questo facciamo lì un sottogruppo che magari coordinato da Giorgio, che ci diciamo in strada verso questa modalità, tenendo conto, no, le due gambe che sono la parte video più la parte anche molto semplice, molto riassuntiva invece nella parte PDF, no? Poi tutto questo non lo possiamo orchestrare come abbiamo fatto con il vecchio PASO in una documentazione completa che si richiama a vicenda, e secondo me ha funzionato molto bene. Per invece la parte più legata all'approccio di architettura o altro, aspettiamo la proposta di Renata, che è un po' il nostro capitano per architettura dell'informazione, e mi sembra di aver disegnato. È già una bozza di partenza il lavoro che sta facendo per il Veneto, mi è piaciuto molto, né, come struttura architettura quello di Renata. Non so se l'avete visto, che ha postato in Facebook. Io avevo qualche piccola, non dico qualche dubbio, che però è esternato prima, no? Che era quello. Poi Renata vedrà se è opportuno, se è corretto raccogliere o meno, sul fatto che io ho notato queste due menu laterali che sono di uguale, mi sembravano di uguale importanza, però è molto soggettivo una cosa di questo tipo. Poi, poi avremo modo di confrontarci anche su altri aspetti più specificatamente comunicativi, però direi che mi sembra che la tua proposta, Renata, abbia un buon consenso e sia il punto di partenza, tra l'altro è contributo molto pensato, no, io credo, su cui... Ma vi dico come è nata, cioè, è stato chiesto di avere un gruppo di lavoro in provincia di Belluno per poter essere di aiuto alle scuole, e c'era il bisogno di avere qualcosa che fosse estremamente semplice. Qualcuno aveva visto i nostri lavori di porte aperte sul web, e qualcun altro invece aveva magari già pasticciato in qualche modo dei siti in WordPress, e quindi c'era bisogno magari di un tema che potesse andare bene per tutti, un po' sulla scia di quello che era nel 2009 il base. E ho raccolto un pochino quelle che erano le idee dei colleghi, e avevo bisogno di avere qualcosa anche di pronto per oggi, perché stamattina ci siamo trovati con Cano, certo, che ci parlava ha fatto una lezione a Belluno, e quindi far vedere che avevamo comunque prodotto qualcosa, ma non vuole essere né una proposta parallela o alternativa. Quello che sembrava giusto che portasse il nome appunto di Belluno, che tutto sommato si è incontrato lontano con qualche rumore nelle orecchie di quello che accade a Milano, diciamo, si è iniziato a riflettere e a confrontarsi, e quindi è nato questo modello piccolo, diciamo, per chi veramente ha bisogno di fare cose semplici, ecco. Quindi molte cose senz'altro mancano, perché è davvero una cosa base. Va bene, va bene quello che abbiamo detto, c'è ancora cose da aggiungere, sicuramente un po' qualche riferimento sul prossimo momento in cui ci incontriamo e in cui valutiamo e diamo poi un'accelerata al tutto. Allora, va bene su questa suddivisione nostra in sottogruppi interni? Ok, va bene. Quindi Renata, architettura e logica di navigazione, e Ignazio e Marco i loro plugin, e Marisa, child e migrazione da vecchi a nuovi, Giorgio, riferimento per
la struttura comunicativa legata ai video tutorial e a quant'altro sorregga poi la diffusione di questi modelli. E, c'è altro da aggiungere? Io ricordo che ci eravamo sentiti in un'altra stagione e c'erano molte idee sulle funzionalità da inserire in home page. Certo, certo. E poi l'home page la facciamo a parte, certo. Anche il discorso home page, intendi questo, Renata? Sì. C'erano molte anche per le quali io mi ero proprio persa. Io direi questo, Renata, su quello. Io farei un 3 o 4 template home. Sì? No, 1, 2, 3, 4 proprio, dove possiamo raccogliere esigenze diverse. C'è chi vuole perché alcuni vogliono la colonna centrale unica, chi la vuole spezzettata, molti la desiderano con una parte a piena larghezza e poi due laterali, chi vuole RSS o meno. Io penso che è impossibile fare una proposta unica. Tra l'altro è facilissimo perché è una pagina sui generis, la manterrei appunto un pochettino avulsa rispetto a quello che è poi la navigazione normale delle altre e proporrei più soluzioni. Siete d'accordo? Sì, mi sembra una buona idea. È anche un'esigenza sentita da tante persone. Ecco, in quello così poi uno sceglie e mette quella che più gli aggrada. Ecco, un'ultima cosa, mi sentirei ancora di perorare un po' sta causa, che non so se appunto anche quella è un po' voglia di conservare alcune cose, mantenimento dell'excerpt, cioè evitare il continuo e leggi e mantenere sempre un micro contenuto pensato ad hoc per quello che sono gli articoli, gli elementi comunicativi legati alle news o cose d'altro tipo. Quello sono convinto che sia un elemento distintivo che molti non hanno. Non parlo di CMS, ma parlo di siti nella scuola, e che credo che sia molto anche di scolastico, quello di ragionare sull'informazione. Due cose. Scusate. Allora, la prima riguardo alla home page, velocemente, tenere in considerazione anche gli esperimenti che aveva fatti Ignazio della possibilità di avere degli scroll, delle finestre con scroll. Certo. Invece l'altro argomento che volevo toccare è la faccenda dei vari plugin. Bravo. Forse dovrei pensare a fare una cernita dei plugin, diciamo, o irrinunciabili o fortemente consigliabili. Non so se magari si potrebbe pensare anche all'idea di fare un pacchetto noi direttamente che rimandi e che permetta un'installazione dei vari plugin consigliati. Dopo aver eventualmente fatto una cernita e verificare quali sono effettivamente quelli irrinunciabili, sì. Sto pensando a Members e ai altri 3 o 4 che più o meno sempre installiamo. Sì, possiamo riferirci su quelli fondamentali, su quelli magari più di miglioramento, no? Plugin, posso dire una cosa? Uno dei problemi che si rileva maggiormente è quel discorso di sostituzione di Next Gen Gallery, che molti utilizzano per postare foto, per le gallery, per i slideshow, che ha dei grossi problemi. Io ho trovato una soluzione alternativa con il carousel di Jetpack, però poi ha dei problemi di validazione. Jetpack ha quasi sempre problemi di validazione su quasi tutti i suoi contenuti. Ma anche NestGen, anche molti plugin che stiamo utilizzando vedo che hanno problemi di validazione, quindi non so come si possa risolvere questo problema per quanto riguarda le foto. E forse, Giorgio, anche lì magari se noi stendiamo entro fine settimana, entro mercoledì, poi magari ci prendiamo un momento di pausa, una suddivisione di compiti, possiamo suddividerci il lavoro, cosa dici? Sì, perché sì. E poi dopo, una volta che condiviso, noi partiamo da un qualcosa che ha un buon livello di validazione, poi tra di noi ci spartiamo un po' il lavoro della... Alberto, sì. Ricordati anche il discorso del calendario che da modificare. C'è calendario eventi, c'è questa annosa diatriba confronto sui fautori di Edge Attachment e WP Attachment. C'è il problema del sub page menu che ormai non è più sostenuto da 2 anni,
c'è proprio il discorso del calendario che tu dicevi, no? Io ne ho provato 4 o 5, sono uno più bello dell'altro, però anche lì problemi, alcuni di validazione ce li hanno, soprattutto in un modo in cui a livello di accessibilità inseriscono le tabelle, però sono alcune cose superabili. È naturale però che intervenire noi sul plugin vuol dire che ogni volta che c'è una versione nuova bisogna ritornare a intervenire. Se riusciamo a trovarne uno, anche magari un pochettino meno performante, ma già di suo più vicino alla, sia ai requisiti di accessibilità e sia alla validazione del codice, probabilmente meglio. Quello possiamo completarlo nella scheda. Io potrei prendermi questo impegno entro domani, realizzare un documento di sintesi dell'incontro di oggi, dove andiamo a compilarci e a metterci dentro nelle nostre, diciamo, disponibilità, e poi una piccola idea dei tempi. È un'impresa molto grossa quella che stiamo cercando di portare a termine, perché è fortissimamente condivisa e a più mani, e questo la rende molto più affascinante, ma un pochettino più difficile. Sono convinto però che la riusciremo a portarla a termine, perché le forze e, diciamo, il desiderio di aiutarci è molto forte. Alberto, scusa, ma potrebbe essere interessante creare un sito modello dove ognuno, una volta che arriva a un punto, a una soluzione per il suo ambito, piazza lì la sua... Secondo me solo in un secondo tempo, però, Ignazio, perché in questa fase è forte il rischio di perdere di vista poi l'unitarietà del progetto. Io vedrei di darci 15 giorni, no? Fino a metà maggio, cercando di rispettarli più che possiamo, i tempi per arrivare a una proposta. Ah sì, poi, sì, no, io dico dopo, in fase operativa. Cioè sì, in fase operativa, certo, anche perché dobbiamo poi integrare le soluzioni. Anche perché se lavori su una tua idea, poi non... Certo, l'esperienza poi ci dice che molte volte abbiamo poi dei conflitti che non sempre riusciamo poi a risolvere per bene. Con l'idea poi che è meglio fare un lavoro di gruppo, magari... non perfetto, ma con le mani di tanti, che è un lavoro migliore con una mano, per cui manterrei proprio forte questo tipo di approccio, e poi tra 15-20 giorni ci rivediamo fino a che punto siamo arrivati. Alberto? Sì. Non so se è importante, come codice che cosa manteniamo? L'uno stricto o... Possiamo anche usare il transitional, se vogliamo. Perché ci aiuta nella validazione. Sì. Io addirittura, la mia proposta sarebbe quella, e bisogna chiedere però a Scano, il guru, il mio, cos'è, come il primario, no? Come tu giustamente... Il nostro primario, per favore. Chiedere al primario se ci consente questo, no? Di fare strict con il transitional, che va soltanto quando noi abbiamo da implementare l'iframe. Mi sembra poi una scelta obbligata, che vogliamo o non vogliamo. Abbiamo visto i problemi che ci abbiamo adesso con implementare contenuti slide share o altro, anche YouTube stesso. Ho l'impressione che bisogna anche andare dove sta andando l'evoluzione del web. E del resto, questo è certo, non è più obbligatorio lo strict, l'ha detto Scano in più salse. L'ha detto lui. Esatto, che HTML5 però non lo usiamo ancora, e non lo usiamo anche perché ho letto su altre liste che va ancora sistemato molto dal punto di vista dell'accessibilità di alcuni suoi elementi o altro. CSS3, ho chiesto a Scano la benedizione dell'idea Lario e altri sull'utilizzo, in quanto in fin di conti non credo che crei nessun problema a nessuna persona con disabilità, perché alla peggio non vedi l'effetto in qualche browser, però non hai nessun problema di funzionalità, e vedremo ancora di che ci conceda una risposta, anche se magari lui alcune cose non ce le potrà dire, ma le diremo noi per lui. Quindi io direi non siamo obbligati a fare strict, perlomeno per la parte iframe. Non so se quell'idea di fare una base di strict validata con le pagine, abbiamo visto come, no? Che richiamano una nuova header quando abbiamo l'iframe, sia praticabile, sia corretta. Io penso di sì, però non lo so. Cosa ne dite? Come DTD?
Ma forse potrebbe essere una strada percorribile. So che già qualcuno la sta sperimentando, per esempio Caterina ha già fatto delle pagine in Transitional, proprio quelle che ospitano questi iframe, e credo si sia trovata abbastanza bene. Ok, manteniamo come obiettivo però la validazione del codice, senza che ne diventi una malattia, però direi di mantenerlo come... come punto di riferimento, siete d'accordo? Sì. Sì, sì, senz'altro. Va bene, Renata, ci sei ancora? Sì, 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 ci sono ancora. Ci ti sono ritrovi? Ancora. Sì, 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 sì. Da un lato non so se sia un leggero passo indietro il transition rispetto allo strict, però effettivamente ci si chiedono sempre più funzionalità e qualche volta si tratta di cose che verrebbero validate con un transitional invece con uno strict non sono validate. Sì, io mi rimarrei soltanto su quelle pagine che hanno i frame, cosa dici? Sì. Sulle altre invece manteniamo lo strict, intanto non... si tratta di porre attenzione nel momento in cui noi scriviamo le parti che mettiamo noi anche a livello redazionale, ma a parte che poi è effettivamente molto migliorato l'editor secondo me attuale di WordPress, malgrado i problemi che a volte crea con qualche plugin. Un'ultima piccola cosa, non so se c'entri molto, ma a proposito del subpages che non è più supportato. Sì, io avevo chiesto ad un collega di fare un piccolissimo plugin giusto per elencare le sottopagine di una determinata pagina, quindi un widget che elenca solo le sottopagine di una determinata pagina, e sì, ha fatto diciamo una versione beta o alfa addirittura, che richiede delle migliorie ovviamente. Potrebbe essere simpatico vedere quali sono le cose irrinunciabili per un plugin di questo tipo e quindi condividerle, io le condivido con lui e proviamo a farlo. Secondo me la possibilità di scegliere se fare la navigazione o di volta in volta, a seconda della pagina attiva e della corposità delle sottopagine, come faceva su Pages, di mettere solo le figlie oppure la radice, oppure l'albero. Sì, quindi sarebbe proprio quasi un doppione di subpages. Indicativamente, sì, cos'altro penseresti? No, non altro. Io, no, perché subpages, però il problema è che tu lo fai una volta per tutti, quello è il limite. Sì. Subpages è quell'elemento, quello è fisso in tutto il sito. Mm-hmm. Invece io non so se sbaglio io, forse è un problema di organizzazione dei contenuti, però perché il fatto di avere disorienta il fatto di avere in alcune casi solo le figlie, in altri invece tutto. A me qualche volta disorienta, sì. Quindi è un errore più di organizzazione dei contenuti, vuol dire che non siamo più, però a volte alcune sono inevitabili, però immaginavo l'amministrazione trasparente realizzata non col plugin di Marco, ma fosse stato per pagina sotto pagina, lì sei costretto. No, una sì, volta che hai delle pagine fissate. No? Sì, ma diventa poi impossibile riprodurle in uno spazio così ristretto della colonna di destra o di sinistra dove lo piazzi. Infatti, però molte volte quello di avere l'albero di navigazione della pagina attiva sempre presente è di grande aiuto a livello di diciamo reperimento delle vari rami, diciamo, secondo me. Poi intanto apro la pagina Facebook dove ci sono altre persone che si mostrano disponibili a collaborare, quindi non è che siamo soltanto noi 6 o 7. Certo. Poi le iscrizioni ai vari settori, adesso viene in mente Lillo, Enzo, certo, lì un sacco di altre persone che possono lavorare con noi, quindi certo. Dobbiamo riformulare meglio poi l'organigramma, ecco. Sicuro. Sì, da Facebook molte persone offrono, cioè chi offre la propria disponibilità dice nel minimo di quello che so fare, quindi
sì, il supporto c'è anche alla base della piramide, diciamo, che poi tanto base non è, assolutamente, una piramide. Va bene, dai, allora rimaniamo intesi così, mi prendo l'impegno entro domani sera. Renata sa che quando dico mi prendo l'impegno non sempre lo riesco a praticare, ma spero proprio di riuscire a farlo, questo documento di sintesi, dove dico i punti rinunciabili e poi questa tabella di intendimenti con i ruoli di ciascuno. La completiamo e indicativamente ci potremo risentire tra una ventina di giorni, intorno a metà maggio. Vi posso anche annunciare che oggi abbiamo deciso che terremo anche quest'anno la giornata aperta sul web e lo sarà... so. Ecco perché li presento. Dillo tu allora, Renata, quando è? Vediamo, io ti corri anche tu. Allora, ricordi? Il giorno... siamo ubiqui, il giorno 26 maggio. Brava, perfetto. 26 maggio lunedì avremo giornata aperta con Roberto Scano, Mario Varini, Caterina Policaro come presenze, diciamo, mattutine. Ernesto Belisario non sarà presente in carne ed ossa, ma ci regalerà un video di domande e risposte che raccoglieremo preventivamente e il pomeriggio lo organizzeremo come 2 anni fa per CMS, quindi avremo modo anche di ritornare su questi temi con un uditorio più ampio e quindi sarà anche questa un'occasione per sviluppare al meglio tutte le cose che stiamo facendo. Se non c'è altro da dire, considerato che sono le 7:15, io chiuderei l'incontro e dopo l'inizio un po' difficoltoso abbiamo visto che ha funzionato e quindi potrebbe anche essere riproposto in modo analogo prossimamente, sicuro. Grazie Giorgio, grazie a tutti e alla prossima occasione. Ciao. Arrivederci. Ciao a tutti. Ciao, ciao, ciao.